Certo, come far sì che lui ti desideri e ti dedichi la sua totale attenzione? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo al tema, allora. Devi tenere presente una cosa, che se lui, per farti desiderare e per fare, diciamo, e far sì che lui ti dedichi la sua totale attenzione, quindi si coinvolga ancora di più, è necessario in prima istanza che non metti in atto dei meccanismi di difesa. Perché se metti in atto subito dei meccanismi di difesa, cioè non ti vede come la donna giusta per lui, beh, difficilmente potranno verificarsi le altre situazioni in cui ti dedicherà attenzione e ti desidererà. Magari ti desidererà soltanto su un piano sessuale, ma non su un piano emozionale. Invece tu devi imparare a diventare un bersaglio per la sua parte emotiva, cioè la sua parte emotiva deve capire che se sta con te vivrà delle tensioni molto forti, vivrà delle emozioni molto forti e per cui, siccome la parte emotiva va costantemente alla ricerca di tensioni, va costantemente alla ricerca di emozioni, si sentirà attratta in qualche modo da te. Questo è molto importante. Ora, affinché tutto questo possa avvenire, devi iniziare a fare delle cose. La prima cosa che devi iniziare a fare è quella di mettere, diciamo così, creare un'identificazione inconscia, un'identificazione emozionale. Cosa vuol dire creare un'identificazione emozionale? Vuol dire far sì che lui possa, diciamo, vederti come un po' il suo alter ego, un po' simile a lui. Allora, affinché tutto questo possa accadere, affinché lui ti veda come un po' simile a lui, devi mettere in atto le tecniche che ci fornisce la PNL, che sono fondamentalmente il ricalco dei canali comunicativi, visivo-uditivo cinestesico, il ricalco del valore delle credenze, e poi sui valori ci sarebbe da fare un discorso più ampio. E il ricalco dei metaprogrammi. Cosa sono i metaprogrammi? Sono i filtri con i quali una persona vede il mondo. Ad esempio, un metaprogramma è il metaprogramma verso, il metaprogramma via da. Una persona che ha il metaprogramma verso va sempre verso la novità. Per cui, se tu ti proponi sempre con routine, in modo abitudinario e non interrompi un po' degli schemi, non viene apprezzata. Mentre invece il metaprogramma via da va un po' più alla ricerca dell'abitudine, un po' più per logico, e quindi devi a questa persona fatti vedere più stabile, più statica, diciamo così. Ecco, questa è una prima cosa. Ricalcare i canali comunicativi vuol dire che devi capire se è prevalentemente visivo e lo capisci, ad esempio, se quando parla tende a buttare gli occhi verso l'alto e utilizza metafore visive. Mi immagino, me ne ha fatte di tutti i colori, insomma, come ti puoi immaginare. Oppure è uditivo e lo riconosci perché tende a muovere gli occhi lateralmente e a utilizzare metafore del tipo: questo ti suona bene, me ne ha dette di tutti i colori, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Oppure diciamo metafore cinestesiche, più tattili, olfattive, gustative. Questa cosa mi puzza, questa cosa non mi va giù, ho un peso sullo stomaco. Insomma, tutte parole che riportano questo canale sensoriale, ricalcandole. Beh, otterrai una sorta di identificazione inconscia. Intanto poi devi ricordarti anche le persone cinestesiche che tendono a muovere gli occhi verso il basso. È importante anche ricordarsi un'altra cosa fondamentale: mai mettere fretta agli uditivi, perché le persone uditive hanno bisogno di riflettere molto, mai fare troppi giri di parole con i visivi, perché ti prenderebbero come, diciamo, una persona sbagliata. E mai e toccare, farti toccare dai cinestesici, cioè prendere confidenza anche tattile col cinestesico perché comunica in questo modo. Ecco, queste cose, diciamo, sono la fase preliminare, ma molto importante perché evitano l'innesco dei meccanismi di difesa. Per quanto riguarda i valori sono molto importanti e sono che cosa è importante per una persona. Si possono cambiare valori, si possono modificare. Certo è che se una persona ha valori completamente diversi dai tuoi, tu vuoi la famiglia del mulino bianco e questo invece non gliene frega niente, vuole lavorare, vuole divertirsi, vuole, che ne so, fare sport e la famiglia del mulino bianco sta all'ultimo posto, proprio anzi al di sotto, e beh, è difficile, insomma, ci sarà una sofferenza uno rispetto all'altro. Per
Quindi questa è un'altra cosa che da tenere in considerazione, molto importante. E poi un'altra cosa molto importante da prendere seriamente in considerazione è dare stimoli. Una volta che hai fatto questo, devi dare stimoli di natura erotica, senza pagarli però, e mettendo dei vincoli che contemporaneamente gli daranno delle emozioni. Cioè, ti stimolo alla Sharon Stone, ad esempio, il famoso film Basic Instinct, per fare un esempio, però poi mi tiri indietro, metto un po' di vincolo, un po' di rifiuto, e questo fa sì che tu ti sentirai, da un certo punto di vista, attratta. Ti sentirai attratta e perché ti sentirai attratta? Ti sentirai attratta per un motivo molto semplice che valuterai, diciamo così, quella persona da un punto di vista, diciamo, diverso, no? La valuterai emotivamente, le nostre emozioni stravolgono la realtà. Si innescano quindi tre processi: distorsione della realtà, generalizzazione e diciamo e cancellazione di alcuni valori, per cui niente, verrà identificato come avversario emozionale, quella persona da di dentro sentirà l'esigenza di desiderarti e quindi ti dedicherà le sue attenzioni. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.